È un sistema complesso dove l'aspetto più importante è rappresentato dal fatto che soggetti minorenni non sono soltanto acquirenti di sostanze stupefacenti, ma gestiscono loro stessi il traffico di stupefacenti nella zona di terra. Sono 15 in totale, compreso minorenne da parte della Procura della Repubblica, Procura dei Minori. Lo spaccio veniva soprattutto sul lungo fiume e nella zona della Piazzetta del Sole, insomma nella zona del Teramano, e nel corso dell'attività sono stati compiute operazioni di sequestro di sostanze stupefacenti, sono stati compiuti arresti in flagranza, quindi dei riscontri oggettivi all'attività tecnica operata dai carabinieri. Attività che ha coinvolto anche un minore che era anche lui spacciatore. Questo in base alle indagini, poi la procura dei minorenni ha provveduto, insomma, sono coinvolti anche dei minorenni, insomma, in questa vicenda. È stata un'operazione molto complessa quella operata stanotte a partire dalle prime luci dell'alba, che ha portato ulteriormente al rinvenimento di ulteriore sostanza stupefacente, a dimostrazione appunto che gli odierni indagati erano tuttora attivi in questa attività di spaccio che ha interessato in modo epicentrico il territorio teramano, in particolare la città capoluogo. Ci ha portato, per eventi del tutto occasionali, non abbiamo documentato episodi spaccio in tal senso, anche al di fuori del territorio teramano, sul territorio nazionale, dove abbiamo rintracciato un altro indagato. È preoccupante nella misura in cui tra gli acquirenti e tra i principali basisti dell'attività figurano molti minorenni, per cui è preoccupante per questo aspetto. Tant'è vero che tanti riscontri sono stati operati nelle pertinenze di istituti scolastici o comunque in zone abitualmente frequentate da giovani, come la famosa Piazzetta del Sole, Piazza San Francesco, i Giardini dei Caduti di Nassiria, tutte zone che, diciamo, per sentito dire, si dicevano sempre in zona di spaccio, noi lo abbiamo documentato effettivamente. Sicuramente le odierne attività sono state rese possibili da approfondimenti investigativi sviluppati con aspetti tecnici, avviati da attività di polizia giudiziaria classica, quali pedinamenti, osservazioni e varie. Ci siamo avvalsi anche di una piuttosto utile impianti di sorveglianza pubblica, spesso siamo stati aiutati anche da quella privata. Sicuramente l'implementazione della sorveglianza pubblica aiuta tantissimo a diffondere ulteriore senso di sicurezza.